Benvenuto sul mio sito dedicato al mondo dei flauti e della musica e qui sul canale YouTube adesso collegato. Oggi suoniamo il flauto dolce soprano e parliamo di un argomento molto importante, un argomento che riguarda però tutti gli strumenti musicali e la musica in generale, che è quello di imparare a suonare a tempo. Moltissime persone fanno fatica a suonare a tempo, a seguire il metronomo, a seguire gli altri quando suonano in gruppo, oppure a seguire, le basi musicali quando suonano su queste. Bene, oggi vedremo alcuni esercizi che puoi fare per sviluppare il tuo, chiamiamolo così, orologio interno. Prima di cominciare, ti invito ad iscriverti a questo canale se non sei ancora iscritto. E poi a visitare il mio sito lezionidiflauto.it, dove troverai anche tutti i corsi per imparare a suonare non solo questo tipo di flauto, ma anche flauto di Pan, Tin Whistle, l'ocarina, la melodica, flauto traverso, eccetera, eccetera. Come dicevo, imparare a suonare a tempo significa sviluppare l'orologio al nostro interno. Quindi noi, in sostanza, teniamo traccia del tempo anche se non pronunciamo o non suoniamo dei riferimenti. Quindi anche quando ci sono le pause dentro di noi ci sarà sempre questa scansione del tempo che va di pari passo con il metronomo o con il gruppo musicale o con la base musicale. Il primo esercizio che possiamo fare molto semplice è quello di impostare un metronomo in 4 quarti a una velocità abbastanza lenta, per esempio 56 bpm, e contare con esso. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Naturalmente dobbiamo cercare di pronunciare ogni numero esattamente sul beep del metronomo. Questa è la difficoltà. Dopo di questo esercizio possiamo fare lo stesso esercizio, però saltando un numero, per esempio il 3. Uno, due, quattro. Uno, due, quattro. Uno, due, quattro. In questo modo comunque la nostra mente deve tenere traccia di quel 3 che non pronunciamo. Dopo aver fatto questo esercizio possiamo provare a suonare sul tempo, quindi sul metronomo, con il flauto. Scegliamo 4-5 note. Ecco, dopo aver fatto questo possiamo cominciare a lavorare in ottavi. Che cosa significa? Invece di pronunciare un numero o, come vedremo a breve, il nome di una nota a ogni battito, quindi a ogni quarto, ne pronunceremo due. Uno cadrà esattamente con il beep, quindi con il battito, l'altro sarà messo in mezzo tra un beep e l'altro. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re. Ecco, qui la mente deve lavorare un po' di più. Dobbiamo cercare di posizionare la nota che pronunciamo, che non corrisponde al battito, come dicevo, esattamente in mezzo tra un battito e l'altro. Per rendere ancora più complesso e efficace questo esercizio, possiamo scegliere una nota e saltarla, per esempio il Fa. Do, re, mi, sol, mi, re, do, re, mi, sol, mi, re, do, re, mi, sol, mi, re, do. Vedrai che questo è già abbastanza complicato da fare perché la nostra mente deve tenere traccia di quel fa, ma devi bloccarti e non devi pronunciarlo, soprattutto quando arrivi in alto, do, re, mi, sol, qui è molto facile sbagliare e pronunciare quel fa. Naturalmente la stessa cosa la possiamo fare suonando.
tutti gli esercizi, che tra l'altro puoi inventare tu stesso, scegli quali note saltare, li possiamo eseguire a voce, pronunciando numeri, note, oppure con lo strumento. Naturalmente, quando usiamo la voce, cerchiamo di pronunciare qualcosa che non sia troppo lungo, quindi non delle parole lunghe, altrimenti non riusciamo poi a starci dietro con il tempo. Con gli ottavi vanno bene i nomi delle note, i numeri sono già più lunghi, 1, 2, 3, quindi io utilizzo i numeri con i quarti. Bene, se eseguirai questi esercizi per un po' di giorni, vedrai che imparerai a suonare a tempo. Io ti do appuntamento alla prossima e ti auguro buona musica. Ciao!